Ciao. Oi Bumbers, benvenuti in questo nuovo video. Siamo in macchina con Max TNC per gli amici. Oggi parliamo di scooter, ma prima degli scooter proprio abbiamo avuto culo oggi, Max, vero? C'è una cosa fighissima che vi dobbiamo far vedere. Siamo capitati per caso, andiamo a scoprirla. A bombazza. Ha due cilindri, è azzurra. Ciao ragazzi. Ciao, ciao Michele. Michele. Sì. Ciao Michele, hai visto? Ciao ragazzi, ciao ciao. Oggi abbiamo marmittari timidi. Marmittari a tutto spiano. E cavalli più esuberanti invece, eh? Stavolta sono venuto qua e non si vedeva il tuo cambiato. Queste sono le cose che ci piacciono, perché sono cose senza senso e l'unico senso che hanno è non avere un senso. Esatto. È bellissimo così. Sono attrezzi per farsi male con stile. Sì, no, sì, no, sì. Vai tranquillo. C'era troppo spazio vuoto, riempiamolo un po'. Sì, full carbon. E tutti gli stampi, chi è che li ha fatti? La carenatura. Siamo qua con Casa Performance, la Lambretta da 75 e Chapelle HP. È venuto fuori il discorso miscela, io la faccio al 4 perché mi va bene così. Chi gira con sti bolidi, no? Da 70 e passa cavalli, come giri con la miscela? Ma dipende, se città o giri brevi, insomma, non autostrada, non rettilinei, al 3%. Che non vai tanto su di carico, quindi sì, temperature esatto, più basse. Altrimenti, se faccio dei viaggi lunghi con tanti rettilini o cose del genere, vado al 4%. 4, mi raccomando, che i cilindri ci piacciono lucidi, non grippati. Ehi, vado a prendere il bilico? Sì. Passo lì. Adesso vado via. Dove è parcheggiato il cambio? Ah, full carbon, alle fine che non si sa mai. Da cerchi fermo, dal pieno. Sì, dal minimo. Senti, marmitte L Tech. E dopo. E dopo senti l'aspirazione. Lasciate spazio all'ignoranza. Sembra che ne fa tanto di più. Il cane è qua? Non so. Ragazzi, che motorello! Non l'abbiamo provato, ma l'abbiamo sentito in moto. Che bello, sembra affascinante. Anzi, dire vero, io i bicilindrici praticamente non l'ho mai visti andare. Quindi direi che questo è il primo. Tanta roba. Vero che poi più vai su quel livello, poi dopo un po' ti abitui, no? A vedere certe cose, però mi piace anche questo stile arrogante senza senso, no? Che appartiene un po' anche ai lavori che facciamo sui ciao estremizzati. Certo, la Lambretta col telaio che ha e gli ingombri che ha ti permette di estremizzare il tutto. Di sicuro un ciao bicilindrico non metterei a farlo, ma quella lì, gran figata. Fatta veramente bene, complimenti a Casa Performance, a Michele Carlini. Niente, non ci conoscevamo, è successo per caso. Mi ha fatto molto piacere. Stavo pensando anche, no? Perché guardando la Lambretta ho detto, ma secondo me questa roba dai video che ho visto non parti proprio a cannone. Mi fa qualche problema anch'io a partire forte. Allora magari potremmo fare una sfidina con qualche ciao. Che anche con quelli difficili a partire forte, tipo Lampo Giallo, magari riusciamo insomma a intrigarci un po', a fare una giornata divertente tutti insieme. E poi che non si dica che gli uomini non sanno fare due cose insieme, perché guardare due cilindri di un bicilindrico, due cose insieme le facciamo e anche bene. Quindi anche questo è sfatato. Ma torniamo a noi, torniamo al main event del video di oggi, che è andare a provare il Beta Arc
blocco, blocco ovviamente Minarelli che monta il Testa Rossa 7T, prigionieri interni 70, 47,6 per 39,3, 22, c'è là insomma. E al qua che ho trasformato a 5 travasi, non so cosa aspettarmi, nella mia testa funziona, nella realtà vediamo se la realtà dà riscontro alle mie idee, alle mie ipotesi. In ogni caso dovrebbe andare bene, insomma sono stati fatti tutti i lavori di travaseria, testa, carte, respirazione eccetera, ma non perdiamo altro tempo, arrivo dal mio amico a Treviso e facciamo un briefing sullo scooter, la componentistica, e poi cominciamo a provare, e vorrei anche provare, scusate il giro di parole, a fare il video di tutte le prove che faccio, perché affinché il motorino vada bene, capace che la zecchiamo il primo colpo, come dopo 20 tentativi di carburazione, anticipi, rulli eccetera, perché per farvi capire che quando uno mi chiede che rulli metto, che getto metto, questo problema cosa faccio, non è che a ogni cosa c'è una risposta, è molto più complesso. Quindi andiamo, mettetevi comodi e I Eagle Beta Arc 7T by ITG Corse, anzi sorry 5T, a bomba. Taken, valigetta, macchinetta, oggi cavalli a gogo, eh? Oggi cavalli a gogo. Oi bomber, qua che robetta. Poi abbiamo fatto tutto quanto, 28, 7T, forcelle giuste, radiatore maggiorato, ITG for more power, che manubrio che gli hai messo da cross. Oggi abbiamo l'assistente, quindi io faccio il cameraman e tu mi monti la roba che ti dico io, che sei in linea con i ragazzi della tua età che guardano il canale, o no, Filippo? Beh, io lo guardo il canale. Sì, esatto, infatti lo so, è per quello che sei bravo. Dai, allora montiamo tutto e lo mettiamo in moto. Questa è la condizione, a parte che non si fa così Filippo, non sei in sicurezza. Perché mi arrivo su dentro? Sì, togli tutto, trucchetto, tirala giù, per terra si mette sta roba qua, mettila per terra. Mettila per terra, spingi, togli il dado, mettilo per terra il dado. Mettila dentro in sede, poi ci vai su con un piede e con l'altro. O faccio col ginocchio? No, no, col piede. Col... Mi fai vedere bico che si fa, eh. Pronti via? Così puoi stare anche 10 minuti, che cavolo se ne frega. Tac. Si lavorare coi piedi. Allora, non fate l'errore, faccio tutto bene perché non lo voglio più tirare giù. Te soffri come soffrono i tuoi colleghi che provano a fare ste robe. Smonta, rimonta, smonta, rimonta. Devo lavare le mani però. Devi lavare le mani? Sì. Cazzo fai, le tieni sporche e ti mangi anche il panino. Torna a lavorare che dobbiamo finire sto motorino. Dai, su, su che non... Dai, che largo. Dai, dai. Siamo fortunati perché più o meno dai va, 13.800 giri me li aspettavo, le molle frizione sono leggermente morbide, i rulli secondo me potrebbero anche andare un po' più pesanti perché con tutta la lavorazione fatta e col 5T dovresti avere più tiro, e quindi sfruttiamo sto tiro e mettiamo i rulli più pesanti, no? Io devo anche laurearmi.
Boh, carburazione la fai controllare. Chiave candela? Bravo. Non è che vado a... Che chiave là è quella del coso, del decespugliatore? Ma è una candela più piccola, no? Ma è il montatore qua le candele. Allora. A casa ce l'ho io bene. Cioè, la goccetta, ma ha ancora girato poco. Sembra quasi magretto, ma secondo me... Ma neanche troppo. Boh, io gli alzo lo spillo un attimo e vediamo. E quindi, test 1. Configurazione, 44 di minimo, 135 di massimo. 134. Spillo polverizzatore, quelli in dotazione, non mi ricordo. 44, la seconda attacca dall'alto. 44 cosa? O, D, X? D, 44. D. Boh, via. Secondo test. Praticamente tu l'avevi toccato, non si sa, comunque il Siger era sminchiato e quindi la tacca non rimaneva fissa, ecco perché un giorno un momento era magro, un altro grasso. Ma io altri ce ne ho. E tu perso 6. Io comincio sempre dalla tacca tutta alta, quindi spilo tutto giù, perché poi se serve si regola, sempre meglio sarebbe non usare le tacche troppo basse. Ma stare massimo sulle prime due, proprio tre, se siamo sfortunati. Il top sarebbe farsi gli spilli. Voilà. Ci vuole un po' più di esperienza, lo senti a orecchio e capisci che forse è meglio non partire neanche. E già di carburazione cominciamo a tribolare. Di trasmissione, boh, sti scooter sono abbastanza costanti, quindi non è che vai proprio tanto distante dal risultato finale, bene o male. Dopo è tutto lavoro di filo, ma insomma, metti quella molla, quei rulli, bene o male funziona. Boh, basta. Siamo magri di passaggio. Senti che fa un violino. Cambia getto. Tanto siamo già alla terza carburazione e ancora non ci siamo saltati fuori e ancora dobbiamo usarlo, ma sono all'orecchio. Io gli spilli per questi carburatori non me li ricordo, ma più o meno la misura è quella, lo tocco, vedo che cambia dove vorrei che cambiasse e quindi lo butto su. Ma è così, cosa faccio? Non ne ho idea. Provi, grippi, se ti va bene non grippi, almeno capisci, no? Capisci cosa non devi fare sicuramente. Cosa che non te dovrei aver fatto. Esatto. No. La prossima volta non lo devi fare. Sentiamo subito se areccia è più grassetto. Stesini tipo. All right.
Vediamo la candela un attimo. Mi è ancora magro sopra. Ha corso anche poco. Sì, è vero, eh. Prima che si colori. Vabbè, vado a fare due tiratine. Però mi pare meglio. Ma cosa dice Arecchia? Gira. Deve essere più allegro. Allora, sentivo che di trasmissione era un po' basso, infatti guarda la ciglia qua dov'è, andrà spessonato il variatore, però insomma aprire apre tutto e niente, facendo fare qualche giro in più. Siccome non abbiamo i rasoventi perfetti, diamo una ripelatina al variatore, tornietto casalingo, assetto da tornitura. Non l'hai neanche dritto? No. Vediamo se siamo buoni, no? Migliorare o piacere. Va bene, dai, può andare. La massa. Là. Thank you.
comunque guarda se il settore. No massa! Ho fatto poco. No, tac. Dai, dai. Quante volte l'abbiamo aperto il carburatore ormai, Filippo? 50. 10 volte almeno. 10 volte. Vediamo adesso se riesco. Ma semplicemente perché io che lo sto, diciamo, educando, non ne ho la più pallida idea, manco io. Quindi devo provare. Se ci fosse un libro. Tac. E quindi quando me lo chiedete e vi dico non ne ho idea, non è che per prendervi in giro, è proprio la verità. Sì. E inoltre guardiamo un attimo i giri. Siamo partiti da 13,8, ne fa 14,40, stessi rulli, stessa molla. Probabilmente spessorando il variatore il rapporto si accorcia un po' e quindi dopo gira un po' più in alto. Forse si possono mettere anche dei rulli un po' più pesanti, non so. Bisogna vedere, va usato, va provato. Oh, ma è al 4? Certo che è al 4. Ah, boh. Sono più grande. Allora, siccome c'è sto silenziatore che ha la lana di vetro finita e c'era quest'altra marmitta, che a me piace anche di più. Allora, il controcono è un po' corto rispetto a questo. La pancia è più piccola, però c'è sto tratto rettilineo più lungo, poi bisognerebbe capire se è rettilineo o continua a divergere, mi sembra quasi divergente. E tutta sta parte qua mi piace di più perché è più stretta, potrebbe andare più forte, potrebbe andare più forte. Fammi vedere i collettori bene. Mettili vicino, sovrapposti più o meno. Là. Questo è più stretto e questo è troppo largo e io non vorrei che questa qua mi svuotasse un po'. Oddio, adesso misurare la lunghezza così, questa è più corta, occhio, però fa curve diverse, non lo so. Non lo so, ma questa marmitta potrebbe far qualcosa di più. Buttiamola su. Ragazzi, come non detto, non abbiamo il collettore, se montiamo sta marmitta su quel collettore arriva tipo a st'altezza qua e quindi niente, rimettiamo sull'altra, ma come vedete non è semplice, bisogna provare e dovrò tornare qua un'altra volta perché dobbiamo fare più test. Allora, con lo spillo un po' ci siamo, da sistemare un po' sotto, trasmissione, non abbiamo le molle ma solo quella rossa che per me è dura, l'ordinatore è scoppiato, la marmitta gli abbiamo dato su silenziatore. C'è un po' di roba da vedere, però comunque fa più di 14.000 giri, non è mancato. Silenziatore magari è più compresso. Io ho paura che sta marmitta sia un po' grossa, senza nulla togliere l'abilità di Malossi, ma su uno scooter così per farlo girare forte, marmitta più piccola e mano di contrasto più morbida, al solito quando faccio i motori, alla fine casco sempre là, però mi piace, è bello da far pelare un po' di più la frizione. Cosa dici? Cambieremo le mollette. Sì, molle rosse. Sì, è che magari con una frizione regolabile fai proprio il certosino, però così ci siamo, vediamo la carburazione. Oh raga, la candela cosa volete che vi dica sotto il neon? Boh, ancora non si è colorata tanto. Non è malvagia, forse è un pelo grasso in alto, però oh, gira 14.000 e passa. Siamo partiti da 13.008 questa mattina, senza mariare il peso dei rulli. E quindi va. E in più, tanto per dirvi che magari la gente piacciono tutte le teste troncoconiche, la testa l'abbiamo cambiata, le ho fatte rifare dal Pino, anche perché siamo in un'azienda che di là c'è solo dei CNC e il proprietario lavora con questo e quindi abbiamo fatto delle teste nuove. Emisferica, squish, 0,40? 5. Perché ha chiuso lui il motore, ce l'ho chiuso io ma il cilindro con la testa l'ha chiuso lui, 0,45. 0,45.
Boh, è quello da manuale, magari. Magari sta raffreddore, magari qualcosa in più, tipo 0,55. Va provato. Il concetto è che uno deve fare un po' di cicli, poi smonti la testa, guardi come si colora il pistone, come si colora la testa, eccetera. Generalmente la banda di squish dovrebbe rimanere chiara, perché vuol dire che non c'è combustione, e quindi se non c'è combustione vuol dire che tutta la miscela che sta nello squish viene sparata in centro. Se cominciate a vedere la banda di squish marrone, a parte lato scarico dove sarà sempre un po' colorata, ma se lato travasi è troppo marrone tutta la testa, o avete l'anticipo che non va bene, oppure avete lo squish che ha un angolo sbagliato, o insomma c'è qualcosa che non va, perché vuol dire che la combustione va anche dentro la banda, e quindi questo non lo vogliamo, perché possono venire fuori detonazioni e quant'altro. I grezzi, se volete, guarda che precisione, e basta. Boh, da un sabato in garage con i TG Corse è tutto. Iscrivetevi a Instagram, iscrivetevi al canale, Miscela 4, siamo stati sempre.